Bam! Ciao a tutti ragazze! Benvenuti sul canale Due Giovani Cervi Maschi. Che dire, partenza molto in ritardo, destinazione Bivacco Pozze sulle Maddalene, Val di Non, quella zona là. Come forse potete vedere, siamo carichi come dei muli. Sta iniziando a nevicare qualcosa. Tre giorni di ignoranza e brutte intenzioni. Come avete visto, a noi se lo zaino pesa meno di 20 kg, a testa non piace. Facciamo un tour a Cetta, Ciaspole, dopo faremo... Seghetto. Faremo tutto. Ma arrivati su tra tipo 1000 anni spiegheremo tutto con calma. Prima pausetta, è arrivato il momento di mettere le ciaspole. Io non ne sono molto convinto, ma Fancy dice che secondo lui la neve è tanto soffice, per cui proviamo a tentare una nuoce. Blasconeu! Ci stavamo facendo una domanda: cosa c'è? Qual è il pranzo più montanaro, più da montagna, di una bella porzione di noodles? Allora, sentiero. Adesso siamo poco più della metà circa, anzi a metà in realtà. È stato abbastanza facile alcuni punti prima, adesso sta nevicando, non so se si riesce bene a vedere. Alcuni punti prima erano un po' tosti per via della neve fresca, e anche se con le ciaspole a volte si sprofondava un attimo, c'era un punto in cui era franato il sentiero, quindi abbiamo dovuto fare un giretto largo. Ma adesso sono circa le 3:15, ma comunque adesso pappa, questa la tagliamo. Allora, full review, taste test. Oh, top. Se non è glutammato non ci piace. Mi dia. Ma guarda il suo cane. Allora, aggiornamento, 4:45. Siamo a 3/4 del percorso, 3/5 forse è più esatto. E ci stiamo prendendo una pausa, 10 minuti così, tranquilli, perché il cervo qua è demolito. Ieri abbiamo fatto serata e questi sono i risultati. Ciao ragazzi, allora sono circa le 10:30, siamo arrivati qua che erano le 9, quindi la bellezza di 8 ore di cammino tra neve fino al ginocchio, ciaspole che fanno e non fanno il loro dovere, sentiero che non si vede, insomma bene, ma poteva andare meglio. Ma soprattutto poteva andare peggio, quindi baciamoci le mani. E domani con la luce vi facciamo vedere l'interno, la legnaia e soprattutto la fantastica vista che c'è. Abbiamo fatto legna e ora vediamo un po' cosa stiamo cucinando qua. Del guanciale, eccolo con salsiccia lì. Cioè, poi in mezzo alle balle, sì. Eccolo lì, e guanciale, salsiccia e scarogno. Tra poco aggiungeremo, cos'altro dobbiamo aggiungere? Pumarola, che e... è? Poi spieghi cos'è la pumarola, che non pomodoro, salsa di pomodoro e poi i fagioli per fare una bella fagiolata possente, bella cattiva. Dopo anche arriva... se non abbiamo portato via il peperoncino, male, grossa pecca. Abbiamo il pepe ma non il peperoncino, esatto. Impariamoci. Però fai sentire un po' strema. Qua ce n'è. Diamo il panorama fuori.
ancora nevica, tutta la mattina che nevica, adesso è 1:30. Facciamo un po' il... diamo un po' l'interno, qua, panni stesi come le bestie, qua c'è Blascone U, detto il marinaio. Cioè l'escursione termica che c'è tra questa parte del bivacco e questa è una roba, saranno 10 gradi almeno. L'ascia, quest'ascia della Fiskars spacca. Sponsorizzaci Fiskars. Esatto, cacciaci i prodotti. Veramente, veramente la X21 viaggia come reparto sound. Scalinata, bella violenta. Ci sono 9 materassi, 3, 4 e 4 qua. Che fanno 5 qua, che fanno 9. Poi ci sono i cuscini, lasciate perdere il casino. E qua dentro c'è la cassa panca con le coperte. Mi raccomando, da tenere sempre in ordine. Quella è la legnaia, che è stracolma e continua a nevicare a fiotti. Dagus! Ecco che ci apprestiamo. Mamma mia! Questo che dopo lo butteremo via. Beh, nel sacchetto, ci porteremo a casa. Spostati. Oh. Adesso sì che ragioniamo. Sentilo. Dammi qua. Che lettera ti è venuta fuori? No. Adesso sì che ragioniamo. Diglielo Blascone, diglielo. Spostati, via da qua. Oh, guarda come viaggia. Sì. E ora manca il Puma. Non credo renda l'idea, ma questa fagiolata è spaziale. Allora, non so se si possa capire, ma noi stamattina eravamo là. Dai, un po' di strada abbiamo fatto.